Buongiorno, buonasera, a seconda dell'orario in cui vedrete questo video. Il 25 aprile scorso in Olanda è stata giustiziata una signora di 34 anni che aveva chiesto di essere appunto uccisa, di essere soppressa a causa della sofferenza intollerabile che gli provocava una depressione di cui soffriva oramai da 10 anni. E sia in Olanda sia in Belgio la legge sull'eutanasia che è in vigore in questi paesi consente l'eutanasia anche per malati psichiatrici o di disturbi psicologici, a patto che l'equipe medica che li segue ritenga sia d'accordo che la sofferenza sia intollerabile e non possa essere mitigata, trattata in nessun modo. Ora, io non entro qui in merito a nessun discorso sull'eutanasia che ci porterebbe da tutt'altre parti. Mi interessa soltanto la situazione paradossale. E mi interessa, vedrete per quale ragione, della definire una depressione una malattia incurabile, la cui sofferenza è intrattabile, e quindi una condizione in cui sia razionale, perché questo è il presupposto della legge, sia razionale da parte del paziente richiedere un suicidio assistito, richiedere di essere eliminato, richiedere la morte. Ora, voi capite bene che siccome uno degli elementi fondamentali della depressione più grave è proprio la sensazione di disperazione, cioè la perdita di ogni speranza, beh, è ovvio che una persona che è depressa, se no non sarebbe depressa, sia assolutamente convinta della sua inguaribilità, di non avere cioè speranza. Ora, se l'equipe medica riconosce questo criterio come valido, cioè dice è razionale che il malato ritenga di essere inguaribile, intrattabile e che la sua sofferenza non abbia possibilità di limitazione, di mitigazione, beh, se l'equipe medica riconosce questo, sta affermando che la depressione non è una malattia, ma è una percezione corretta del proprio stato, che però è lo stato di depresso. Voi capite che siamo all'interno di un circolo di illogicità paradossale che però non è casuale. Perché si verifica, e si verifica in paesi come il Belgio e l'Olanda, si verifica in un'atmosfera generale che da parecchi decenni è diventata quella che io chiamo un'atmosfera post-psicoanalitica o pre-psicoanalitica, cioè un'atmosfera in cui assolutamente l'idea, almeno nel mondo medico, che i disturbi mentali abbiano delle spiegazioni in termini di esistenza degli individui, delle storie degli individui, di psicologia, di ciò che la vita emotiva di un individuo è stata ed è, ecco, una spiegazione in questi termini non viene più assolutamente considerata, non viene non soltanto insegnata, ma proprio diventa sempre più aliena al modo di pensare. Sempre di più si pensa ai disturbi mentali e psicologici soltanto in termini biochimici, in termini di genetica, di DNA, di neurotrasmettitori e al massimo di tecniche di condizionamento, ma sicuramente non si parla più e si parla sempre di meno di ragioni interne, ragioni profonde.
Questo atteggiamento, di nuovo, non voglio entrare in merito alla sua base e giustificazione scientifica, che ritengo non ci sia, ma comunque accetto per ipotesi che vi sia anche una base scientifica per chi fa questo discorso, ma quello che mi interessa è notare come a questo atteggiamento rispetto alla malattia mentale si stia associando e si sia associato in corso di questi decenni anche un atteggiamento terapeutico che è assolutamente pernicioso, perché l'idea che da un lato o noi disponiamo di un intervento chimico efficace, o se non è chimico, poco ci manca, ci possono essere, non so, delle forme di elettrostimolazione, di magnetismo, di cose così più o meno alla Dottor Dulcamara, per essere onesti. Ma se noi non abbiamo questi interventi fisici che modificano il chimismo cerebrale in qualche modo, beh, la malattia mentale o se ne va per conto suo, nei casi più lievi, più leggeri, non si capisce bene perché dovrebbe andarsene, ma insomma, oppure è qualcosa di incurabile, di inguaribile, che al massimo si può cercare di cronicizzare e di rendere meno drammatico attraverso procedimenti di socializzazione. Il che implica ovviamente subito un risultato molto semplice, cioè si leva a tutto il sistema sanitario, pubblico e privato, la responsabilità della diagnosi precoce e dell'identificazione precoce. Perché visto che la situazione è questa, cosa serve, no? E allora cosa abbiamo? Abbiamo da un lato tutti i servizi territoriali psichiatrici e psicologici che hanno una serie di problemi all'interno, di sottodotazione di personale, di fondi, ma che comunque hanno una mentalità, che è la mentalità della gestione del cronico in termini di assistenza sociale, praticamente nient'altro. E dall'altra parte abbiamo tutta la medicina di base in cui i medici sono assolutamente impreparati a riconoscere precocemente qualsiasi disturbo mentale, persino i più gravi. E comunque non sono interessati fondamentalmente a farlo. Il massimo a cui arrivano è dispensare questi quattro antidepressivi di nuova generazione che grosso modo vengono ritenuti buoni per ogni occasione. Ecco, il risultato qual è? Il risultato è quello che le malattie mentali meno gravi diventano una specie di pandemia vera che si diffonde nella popolazione. Le malattie più gravi invece vengono poi riconosciute, ma soltanto quando hanno raggiunto un tale livello di gravità da essere davvero difficili da trattare e da guarire o curare. Ecco, non volevo dire nient'altro, se non appunto che poi in tutto questo il messaggio dato dalla stampa e dai giornali è particolarmente negativo, perché chiaramente poi quando si dice signora chiede l'eutanasia per depressione e viene accontentata, viene uccisa perché si riconosce la depressione, il fatto che sia che sia giusto essere disperati perché depressi. Ecco, questo quadro generale sicuramente è un quadro che fa davvero preoccupare sulla salute mentale, su come si prende cura della salute mentale dei cittadini.